Allora, vediamo la situazione, cerchiamo di capire quello che è successo, perché c'è una lamentela forte in tutta questa provincia, perché in pratica, e ora ce lo spiegherà Paolo Santoro, che è il responsabile dell'ASSOD per il servizio civile, praticamente Paolo, hanno escluso i ragusani, che è successo? Salve a tutti, Nando... No, hanno escluso i giovani della Sicilia. Addirittura. Noi abbiamo progetti su garanzia giovani, sono ben 8, e li abbiamo anche in provincia di Messina, in provincia di Caltanissetta, in provincia di Siracusa e a Ragusa. Ovviamente a Ragusa abbiamo il numero maggiore. Certo. Se consideriamo che ben circa 60 sono da impegnare nel comune di Ragusa e altri circa 20 nel comune di Santa Croce Camerina, quindi su 120 ben 70 sono gli operatori volontari da impegnare appunto in questi enti, oltre evidentemente realtà associative. Quindi cos'è successo? Cos'è successo? Allora, non so da dove iniziare, ma cerco di farmi capire e di essere chiaro. Intanto è uscito un bando da parte dell'Ufficio Nazionale del Servizio Civile, dove quest'anno, oltre ad inserire il bando cosiddetto ordinario, nello stesso bando hanno previsto delle opportunità per i giovani su garanzia giovani, cioè si prevedono che alcuni fondi assegnati alla regione per volontà della regione stessa sono stati appunto inseriti in programma garanzia giovane per il servizio civile, oltre evidentemente ad altri tipi di interventi quali tirocini e quant'altro. Questi fondi in realtà sono assegnati all'ANPAL. L'ANPAL è un ente che è il braccio operativo del Ministero del Lavoro. Quindi i ragazzi, sulla base di questo bando, entro il 17 febbraio, quindi i giovani dai 18 ai 29 anni compiuti, hanno scelto di fare delle attività di servizio civile in questi progetti su garanzia giovani. Quali erano i requisiti richiesti per partecipare a garanzia giovani? La residenza nella Sicilia, essere disoccupati e in possesso della DID, cioè la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, e la presa in carico con la relativa stipula del patto di servizio presso i centri per l'impiego. E quindi non era necessario, così recitava il bando, così come giustamente rilevato anche dalla nota della dirigente generale dell'assessorato ingegnere Gaetano Sciacca, non era richiesta l'iscrizione a Garanzia Giovani, che è una piattaforma a livello nazionale. Quindi questo è stato pubblicizzato in tempo debito, e i ragazzi, nel presentare la domanda, hanno a suo tempo, quindi entro il 17 febbraio, dichiarato e indicato la data nel modello di domanda, indicato la data di presentazione della DID e la data di presentazione in carico, quindi tutto regolare, teoricamente. Tutto regolare con la dichiarazione. È chiaro che è un requisito che andava poi verificato, perché è un requisito essenziale per ottenere i finanziamenti su garanzia giovane e quindi poi assegnarli sul servizio civile. Questo tipo di verità, in un primo momento il Dipartimento del Servizio Civile, parliamo che il servizio civile
è incardinato nel Dipartimento per le politiche giovanili presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il quale a suo tempo ci chiese di ricordare ai ragazzi di acquisire come enti anche copia della presa in carico da parte rilasciata da parte dei centri per l'impiego. Quindi di garanzia giovane non si parlava, di garanzia giovani, l'iscrizione. No, non si parlava di iscrizione nella piattaforma di garanzia giovane, perché e allora i ragazzi ci hanno a suo tempo portato la documentazione, abbiamo stilato le graduatorie e comunque abbiamo inviato il tutto al competente Ufficio Nazionale per il Servizio Civile. Se non che nel momento in cui si doveva partire, perché dovremmo partire domani, ma già ad alcuni enti è arrivata la comunicazione ufficiale che partire giorno 1 si rinvia giorno 15. Considerate che è il terzo rinvio per alcuni enti, i quali è dal 30 maggio che attendono, e quindi di volta in volta si rinvia di 15 giorni in 15 giorni. E il problema permane, anche anzi, secondo me, si ingangrenisce. Quindi veramente è una situazione di pura burocrazia che si è data in questo contesto. Allora, quindi torniamo e andiamo per ordine. Esce nel mese di giugno, considerato che l'Ufficio Nazionale del Servizio Civile ha chiesto all'ANPAL di verificare nella propria piattaforma se i giovani della Sicilia che avevano partecipato al bando, avevano una data per la presa in carico e che comunque sono in possesso di una documentazione di copia di questa presa in carico da parte dei centri per l'impiego della Sicilia, ripeto, l'Ufficio Nazionale ha chiesto all'ANPAL. L'ANPAL ha consultato i propri archivi informatici, la propria piattaforma informatica, e ha candidamente notificato all'Ufficio Nazionale che su, per esempio nel nostro caso, su 193 posizioni verificate, solo 24 erano in regola, escludendo quindi per carenza di requisiti più di 120 160 e passi. Cioè, considerate che gli 8 progetti a cui noi ci riferiamo, ma ci sono altri, che cos'erano più o meno questi progetti, Paolo? Per un totale di 120 posti, quindi rimangono vuoti 120 e cosa posti. Avrebbero dovuto fare questi giovani? I ragazzi? Niente. No, dico, tutto quello che servizio tutto quello che c'era svolgere. Da fare lo hanno fatto. I centri per l'impiego, tutto quello che c'era da fare lo hanno fatto. Scusa, l'Ufficio Nazionale, quello che doveva fare l'ha fatto, e l'ABAL hanno fatto quello che dovevano fare. Il problema rimane perché non dialogano tra di loro per risolvere il problema. Ecco. Benissimo, ma io questo l'ho capito. Ti chiedevo, che cosa avrebbero fatto i ragazzi, in che cosa erano impegnati, perché il sindaco di Ragusa si lamenta. Su Ragusa e Santa Croce, per esempio, c'è un progetto interessante sulla protezione civile che andava ad iniziare in piena estate, quindi avere a disposizione questi ragazzi significava avviare tutta una serie di servizi ulteriori, di affiancamento e quant'altro. Si era impegnati anche nel potenziamento per quanto riguarda la Polizia Municipale, per esempio, di Santa Croce. C'è tutta una serie di iniziative utili nel periodo estivo, tant'è vero che i sindaci di Ragusa e Santa Croce sollecitavano appunto l'avvio di questi ragazzi per poter programmare tutta una serie di servizi utili. Quindi ancora, Paolo, per peggiorare la situazione,
quanto hanno perso economicamente questi ragazzi fino ad ora? No, diciamo che ancora non hanno perso nulla, perché non hanno iniziato. Il problema comunque rimane, perché allo stato attuale l'ufficio nazionale ha diciamo cercato di risolvere il problema, ma secondo me in maniera non appropriata. Perché? Perché l'ufficio nazionale ha indicato, hanno denunciato un fatto che possibilmente era sconosciuto prima, cioè in questa nota del 18 giugno pubblicata sul sito si dice chiaramente che, considerato che le procedure relative all'asse 1 bis risultano ancora in fase di definizione da parte dell'autorità di gestione del programma, che sarebbe l'ANPAL, si può immaginare che in taluni casi i servizi accreditati non siano stati in condizione di poter gestire tali procedure, quindi si riferisce chiaramente qui anche alla Sicilia. Pertanto si comunica che il Dipartimento consentirà l'avvio in servizio con riserva anche degli operatori volontari in possesso del servizio previsto della DID previsto dal decreto legislativo che diciamo la presa in carico ordinaria, sempre che siano antecedenti alla data. Paolo, non possiamo scendere molto nei particolari, no, perché la gente non capisce. Su questo sembrava tutto risolto. Il problema qual è? Che questa missione con riserva, quindi da una parte si afferma che il programma non è ancora operativo, giusto? Lo dice chiaramente. Dice: io intanto ti ammetto con riserva, purché abbi il patto di servizio ordinario, cioè con il decreto legislativo 180, però alla fine conclude, e questa è assurdità, gli enti dovranno informare gli operatori volontari che ai fini del mantenimento del servizio dovranno, entro 2 mesi dall'avvio, quindi l'avvio con riserva, entro 2 mesi dovranno recarsi presso un centro per l'impiego per ottenere l'opportuna profilazione e la stipula del patto di servizio, sempre relativo al programma Garanzia Giovani. Ma se avete affermato poco fa che non è operativo il programma Garanzia Giovani, come possiamo garantire ai ragazzi che dopo 2 mesi questo programma operativo funzioni? Ma veramente siamo veramente all'assurdo. Quindi io ho sollecitato, ecco, cosa state facendo? Io ho sollecitato al lavoro, perché sono fondi che la regione ha deciso di investire su Garanzia Giovani assieme ad altri piani, quindi l'ho invitato a farsi carico di questa problematica in modo tale che c'era un interlocutore autorevole nei confronti dell'ANPAL e dell'Ufficio Nazionale. Cioè io semplicemente che questo problema si risolva, ma non scaricando, invitando gli enti a prendere documenti, i ragazzi devono recarsi al centro per l'impiego, riacquisire documenti, rinviarli a noi li inviamo, perché è già la seconda volta che inviamo i documenti. Devono risolvere alla radice, cioè devono incontrarsi, devono mettere su un tavolo tecnico operativo, perché di questo si tratta, e trovare una soluzione. Trovare la soluzione nel momento in cui si è pronti, si avviano i progetti di servizio civile, anche a settembre, meglio per mese, 2 mesi ora, anziché avviare i ragazzi dicendo con riserva e fra 2 mesi eventualmente, se ancora non funziona nulla, eccetera, che facciamo? Cioè si creano problemi su problemi, e quindi questo allora è inaccettabile. Paolo, grazie delle informazioni, anche la segnalazione, so che voi state lavorando, speriamo che questi ragazzi possano a settembre prendere servizio, anche perché, dicevamo, è un aiuto economico. Allo stato attuale il rinvio
e al 15 di luglio, per quanto ci riguarda. Va bene. Ok. Di 15 giorni in 15 giorni, quindi questa è la notizia. Però così non si, però, non si va, non si lavora. Non si va da nessuna parte, perché i ragazzi non possono programmare nulla, gli enti non possono programmare i servizi, e tra l'altro il tutto viene poi con la spada di Damocle che entro due mesi devono ottenere i vari attestati, i vari patti di servizio. Grazie Paolo Santoro, presidente dell'Assod, che si interessa al servizio civile e, come vedete, è molto accorato nell'appello. Grazie Paolo, arrivederci, ciao. Salve.